Se non avessimo voluto trasformare questo momento in un momento di mera retorica o di propaganda politica come quella che abbiamo appena sentito, forse avremmo dovuto lavorare tutti insieme oggi in quest'Aula per approvare delle mozioni e un impegno concreto, degli impegni concreti rivolti al Governo per ridurre la disparità di diritti e di trattamento tra uomini e donne. Invece, tant'è, siamo qui. E allora ho pensato a lungo alle parole da dire e soprattutto a quelle da non dire, per non ascrivermi al coro retorico di chi celebra una o due volte l'anno la donna, salvo poi un minuto dopo ritornare ad immergersi nel retaggio culturale altamente stereotipato che ci vede purtroppo ancora in una condizione insopportabilmente subalterna. E se nella giornata mondiale e internazionale dei diritti delle donne si celebrano le conquiste economiche, politiche e sociali, e sono tante che le donne hanno raggiunto, bisognerebbe altrettanto ricordare quelle che sono invece le disparità, le discriminazioni e gli abusi che le donne in Italia hanno subito e sono tuttora ancora costrette a subire. Secondo il World Economic Forum nel mondo mancano 131 anni per raggiungere la piena parità di genere. Questo vuol dire che forse tra un secolo e mezzo potremmo vedere raggiunta la parità di diritti nel mondo. Questo vuol dire che forse, salvo miracoli, nessuno di noi oggi qui presente vedrà raggiunto questo obiettivo. Nello specifico l'Italia è al 63° posto al mondo per parità di genere, al 25° posto in Europa. Ma quali sono i motivi e quali sono le possibili soluzioni? Il divario occupazionale tra donne e uomini, già molto consistente, si allarga enormemente quando in famiglia arriva un bambino o una bambina. Nel 70% dei casi sono le donne a dover lasciare il lavoro. E sul piano del salario le cose non vanno meglio. Il gap retributivo complessivo è pari al 43%. Secondo i dati INPS nel 2022, in media le donne hanno guadagnato circa 8.000 euro in meno degli uomini, dei loro colleghi uomini. Per non parlare della qualità del lavoro, in larga parte precaria, in settori a bassa remuneratività, scarsamente strategici e con una netta prevalenza del part-time. Questa condizione di precarietà e scarsa qualità del lavoro riguarda poco meno del 49% delle donne contro il 26% degli uomini. Questi dati allarmanti fanno il paio con un dato altrettanto allarmante. Oltre il 30% delle donne non ha un conto in banca e questo non le rende economicamente autonome, ma anzi dipendenti a vita dal partner e quindi in condizione subalterna. E quando le donne lavorano e sono indipendenti, che cosa succede? Secondo un recente studio della Fondazione Libellula, su un campione di 11.000 donne, 7 donne su 10 hanno dichiarato di essere state vittime di violenza sul lavoro e altrettanto hanno dichiarato di essere state testimoni di battute sessiste, allusioni volgari, complimenti indesiderati, attenzioni non cercate e non richieste. Questa non è goliardia, è violenza. Il dato sui femminicidi è sotto i nostri occhi ogni giorno. Pensiamo che dall'inizio dell'anno ad oggi è stata uccisa una donna ogni 3 giorni. E non si tratta di omicidi, ma di femminicidi. Donne uccise solo perché donne. Qualche giorno fa ha fatto il giro del mondo la notizia di una guardalinea spagnola che è stata costretta ad abbandonare il campo da calcio con il volto insanguinato dopo essersi accidentalmente scontrata con una telecamera. In Italia quella notizia ha fatto il giro del web perché quella donna è stata ricoperta da insulti sessisti, colpevole di essere donna e colpevole di essere una donna a svolgere un mestiere fino a qualche anno fa appannaggio di soli uomini. Cari colleghi e care colleghe, a fronte di questa triste fotografia che ancora oggi vediamo della condizione della donna in Italia, il nostro compito è quello di intervenire e di farlo in fretta, introducendo subito e senza indugio una legge sul salario minimo orario di cui beneficerebbero in larga parte donne e giovani, vittime più di tutti della povertà lavorativa. Intervenire con ogni sforzo per ampliare i servizi socioeducativi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, altro che autonomia differenziata, per garantire al maggior numero di famiglie l'accesso ai servizi della prima infanzia. Bisogna una volta per tutte abbandonare l'antico retaggio della maternità e cominciare a parlare della genitorialità, perché quello dell'accudimento dei figli è un compito che spetta in egual misura ad entrambi i genitori e un marito che accudisce un figlio che lava i piatti non sta aiutando la moglie, ma facendo il suo dovere di padre e di partner che in egual modo contribuisce a mandare avanti la famiglia. Ma prima di ogni cosa bisogna educare ed educarci ad un balzo culturale che la smetta di normalizzare la molestia come goliardia. La molestia, lo ripeto, non è goliardia, è violenza.
La dipendenza economica non è la sfortuna di trovarsi in un contesto sociale disagiato, è uno Stato che non fa abbastanza per garantire i diritti di tutti e tutte. E mentre la Francia inserisce il diritto all'aborto in Costituzione, in Italia molte donne faticano ad accedere alla prestazione garantita dalla legge dell'interruzione volontaria della gravidanza. Ecco, questa non è obiezione di coscienza, ma negazione di diritti. Ecco, cari colleghi e care colleghe, alla luce di tutto questo spero di essere ancora su questo mondo, quando tutte queste differenze saranno appianate e quando mia figlia potrà dire di vivere in un paese che le riconosce veramente pari dignità sociali, come dice la nostra bellissima e ancora inattuata Costituzione. Buona rivoluzione e buona resistenza a tutte noi.